che io esca e spenda $50 per un tuo regalo sarebbe un'attività laboriosa perché dovrei immaginare cosa ti serve. Mentre tu sai già cosa ti serve, potrei semplificare la cosa dandoti $50 direttamente e tu potresti darmene 50 al mio compleanno e così via finché uno di noi morirà, lasciando l'altro più ricco di $50. Naruto, fermati! Mi rendi conto di quello che hai combinato? Poveri illusi, perché dovrei fermarmi? La vuoi smettere, sì o no? Le è piaciuta, si chiama tecnica seducente. Quando la smetterai, Naruto? Basta con queste stupidaggini! Andrai a casa finché non avrai finito. Davvero? Beh, non mi interessa, tanto a casa nessuno mi aspetta. Penny? 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 Skyler, non siamo in pericolo. Io sono in pericolo. Rasengan! Un saluto grande agli amici di Nerderia in compagnia. Date Bayou! I personaggi che avrei voluto doppiare, vediamo un po'. Allora, per quanto riguarda i supereroi, mi sarebbe piaciuto doppiare l'Uomo Ghiaccio, sicuramente. È uno dei miei supereroi preferiti. Però a me piace tutto, poi è difficile scegliere. Diciamo, per la Marvel, forse l'Uomo Ghiaccio. Mi sarebbe piaciuto doppiare, invece, per quanto riguarda la DC Comics, un personaggio che si chiama Firestorm. Se ci fosse una serie animata sarebbe molto divertente. Per quanto riguarda invece gli anime, guarda, sono contento di quelli che ho fatto, però una saga come Evangelion non mi sarebbe dispiaciuta, o anche come Titan 3. Negli anni 80, se avessi avuto quel tipo di timbro vocale, mi sarebbe piaciuto doppiare una serie comica come Titan, per non parlare poi dei robottoni anni 70, che sono, diciamo, delle pietre miliari per quanto riguarda insomma, le tradizioni degli anime giapponesi. Il mio fumetto preferito? È una gran domanda, è difficilissimo, perché io i fumetti che leggo li adoro tutti. Sono un appassionato di manga anni 70-80, mi sono piaciuti dei grandi classici come Lady Oscar, Giorgi, ho adorato Il grande sogno di Maya, però devo dire che uno dei miei autori preferiti rimane una certa Chie Shinohara, che è una mangaka giapponese che è specializzata in horror anni 70-80. Ho letto Darkness of Romance, che mi è piaciuto molto, ho letto Il sigillo azzurro, ho letto Anatolia Story, che ho trovato veramente fantastico. Poi amo anche Il grande sogno di Glasnogame, Il grande sogno di Maya, ho adorato anche altri fumetti che non mi vengono in mente, però diciamo che queste sono le autrici che preferisco. Per quanto riguarda gli americani, ho adorato tutta la saga di John Byrne, io degli X-Men, la saga di Claremont di Fenice Nera, trovata strepitosa, cioè sia il primo che il dopo. E poi un altro fumetto americano, e poi mi sono interrotto anche nella lettura dei fumetti americani, ho trovato strepitoso gli Excalibur di Alan Davis, che venivano inchiostrati da Paul Neary. Mi piacevano molto perché era un fumetto innovativo, dei personaggi veramente difficili da gestire, ma talmente complessi da rendersi affascinanti. La saga di Excalibur è stata una delle mie preferite. E guardo pochissima televisione, amo i cartoni animati, mi piace vedere telefilm, però non ho molto tempo, quindi alla fine mi sono reso conto che nel corso degli anni ne ho persi tanti. Uno che ricordo con piacere, mi è piaciuto molto, il telefilm di Popular, italiano, che è praticamente il telefilm antecedente a Glee, cioè diciamo l'antenato di Glee, sempre fatto dagli stessi produttori. Popular era molto intelligente, era scritto bene, aveva una gran sceneggiatura. Mi è piaciuto guardare la prima stagione di Desperate Housewives, la prima stagione di Ugly Betty, ho adorato la prima stagione di
Flashpoint e Flash Forward, anche quello del Blackout, del film sul Blackout, e anche Alias, ho adorato Alias, mi piaceva moltissimo la serie con Jennifer Garner. Per quanto riguarda invece i videogiochi, io non sono un grande giocatore perché non ho molto tempo, però sono molto appassionato da videogiochi come Kingdom of Hearts, ma sono rimasto un po' indietro, diciamo agli antenati, a Puzzle Bubble, giocavo molto con i draghetti di Puzzle Bubble.